Beh, è una situazione grave, ma di situazioni gravi in Liguria ce ne sono tantissime, sono state per troppo tantissimo tempo sottovalutate. Quindi è evidente che poi le situazioni come queste si creano. Come ho detto già al sindaco, abbiamo stanziato alcuni milioni di euro per le urgenze, in questo caso ci saranno anche quelle che nella pubblica amministrazione si chiamano somme urgenze per cercare di mitigare il rischio idrico nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ci sono dei lavori che si possono fare rapidamente, bisogna che anche i sindaci, abbiamo fatto una delibera di giunta che prevede stanziamenti eccezionali per i 90 comuni già interessati negli anni scorsi da ordinanza di protezione civile. Mi auguro che i sindaci si muovano, presentino i progetti di pulizia degli alvei, di sbancamento dei sovralluvionamenti, di tutto quello che si può fare in breve tempo, magari anche solo con una ruspa, e la Regione è pronta a finanziarglielo. La macchina della protezione civile, come vedete, è al lavoro, solamente stanotte 500 volontari erano al lavoro in tutta la Liguria, la sala della protezione civile è rimasta aperta, l'assessore Gianpedrone è stato un giorno e mezzo dentro quella sala. Io ringrazio anche voi per la puntuale informazione che avete fatto ai cittadini, a cui bisogna ribadire costantemente di prendere molto sul serio le indicazioni di protezione civile che vengono date, perché ne va dell'incolumità personale e dei loro beni, quindi bisogna non scherzare con queste cose. Purtroppo la Liguria ha dimostrato di essere bella ma temibile sotto questo aspetto. Poi cominceremo con i lavori strutturali che ovviamente vanno finanziati, i prossimi fondi europei saranno dedicati a quelli, Italia Sicura sta stanziando denaro e di questo ringraziamo anche il governo centrale che è stato di parola. Non ci vorrà un giorno a risolvere un problema vecchio di decine di anni in cui è stato fatto davvero colpevolmente troppo poco, però noi come vedete siamo qua e abbiamo tutta l'intenzione di farlo. Lo abbiamo detto più volte e ribadisco l'appello al governo Renzi e al ministro Padoan. I comuni virtuosi che hanno risparmiato nel loro bilancio e che hanno soldi accantonati per il blocco del patto di stabilità, almeno quelli che servono all'incolumità di beni e di cittadini, dovrebbero essere sbloccati. Si tratta di un'opera dovuta, di un fatto dovuto per la salvezza della vita delle persone e sarebbe anche un risparmio dello Stato e degli enti locali che poi comunque intervengono quando ormai il recinto è aperto e i buoi sono scappati, come in questo caso dove una mano a chi ha avuto danni importanti dovremmo comunque darla. Quindi sarebbe stato un utilizzo migliore del denaro pubblico, sbloccare il patto di stabilità al sindaco come chiede e poter fare quei lavori in anticipo rispetto al disastro che abbiamo intorno. È una cosa su cui il governo deve riflettere, non riguarda solo la Liguria, esistono molti comuni a rischio. Si può prendere ad esempio i comuni che sono stati interessati per più ragioni da ordinanze di protezione civile in Italia negli ultimi anni, per frane, per smottamenti, per alluvioni, per rischio sismico, per molte altre cose, consentire a quei comuni, purché virtuosi e abbiano in cassa i soldi, di utilizzarli per il bene comune. Non ci vedo, si parla tanto di allargare i cordoni della borsa europea e di chiedere maggiore flessibilità, questa è una maggiore flessibilità virtuosa. Abbiamo detto che quello del rischio idrogeologico è il primo problema della Liguria, siamo sicuri che dobbiamo intervenire, che siamo già intervenuti sulla protezione civile accorgiando la catena di comando, implementando con personale specializzato la centrale operativa, implementando il servizio meteorologico di ARPAL, che siamo pronti a stanziare fondi e l'abbiamo già fatto per i comuni particolarmente a rischio e devono sollecitare i loro sindaci affinché presentino i progetti, che siamo intenzionati a mettere in campo, d'accordo con il governo, un piano di lungo periodo per cominciare a mettere in sicurezza questa terra. Dopodiché è ovvio che chi ha avuto oggi il negozio devastato è inutile dirgli che non è colpa nostra che siamo arrivati ieri. Rappresentiamo lo Stato, rappresentiamo la pubblica amministrazione, siamo qui per ascoltare i problemi e farcene carico.